Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer. Eccoci qui per il 18° episodio di The Great War, la campagna degli alleati. Cosa è successo negli ultimi episodi? Per rivederlo, seguite il canale, andate a vedere gli episodi. Beh, innanzitutto, notizia più importante, abbiamo liberato la Francia. Quindi non c'è più nessuna provincia francese francese sotto occupazione tedesca, come potete vedere. Anzi, c'è una provincia tedesca sotto occupazione francese. Ce ne vuole ancora per liberare i territori occupati, perché c'è ancora buona parte del Belgio e tutto il Lussemburgo, ma la Francia è libera, il nemico è stato ricacciato fuori dalla patria. In secondo luogo, come potete vedere, notizia importante, l'apparizione dei carri armati. Questo però è successo ben due episodi fa, ma adesso ce li abbiamo anche noi i carri armati. Il fronte si è stabilito lungo questa direttiva, molto più pulita, un fronte molto più pulito rispetto a quello degli ultimi episodi, in cui ancora rimane per esempio Mazerny con solo una stella su due, quindi in cui c'erano varie zone che si inserivano dentro altre aree. Adesso un bel fronte pulito, che però rischia di essere bloccato, perché comunque i tedeschi hanno ammassato le loro forze in difesa e al momento è difficile trovare una via per una nuova controffensiva. Quindi finiamo il turno, finiamo il mese di ottobre 1916 e vediamo quello che fanno i tedeschi, se si aprono spiragli o se dovremo respingere attacchi. Ok, nulla è successo. Vediamo gli eventi. È fondamentale per lo sforzo bellico che i cittadini e il governo credano che combattiamo per una giusta causa e che possiamo vincere. Fa il possibile per aumentare la fiducia del popolo nelle nostre azioni. Aumenta la nostra volontà di 20. Il problema è che noi siamo già al massimo. Spero che consideri i punti in ingresso e non che dobbiamo arrivare a 1019, perché non possiamo arrivarci. Comunque, vabbè, una missione che ci porterebbe 200 di rifornimenti. Non fondamentale. Abbiamo ora anche altri due punti di ricerca. Vediamo un po' cosa si può essere fatto. Ok, aumenta 5 carri armati. Allora, abbiamo squadra di riparazione per che fa costruire l'officina meccanica. Però a noi gli edifici di questo tipo non sono piaciuti molto durante questa campagna, più che altro perché il fronte si muoveva, quindi non aveva senso investire troppo su una provincia. Però adesso magari potrebbe diventare necessario. Vediamo un attimo il fronte. Qua abbiamo una Bruxelles esposta. A Gand non ha più senso avere più di una truppa, perché non può essere attaccato due volte nello stesso turno. Quindi ci concentriamo su Denard. Vediamo Charleroi. Ben ammassato. I tedeschi sono ben ammassati qui. Non ci sono punti deboli nel fronte tedesco, almeno punti sufficientemente deboli. Qui vedo una vittoria prevista. E perché mai? Beh, uno sfondamento lì sarebbe simpatico, uno sfondamento a Colmar. Siamo 8 contro 6.
qui siamo 9 contro 9. Qui siamo 10 contro 6. Possiamo liberare un aereo, una compagnia d'aerei a Fumai. Tanto abbiamo già il miscuglio di forze. Questa sarebbe una battaglia di rifornimenti. Lussemburgo potrebbe essere, cacchio, 5 stelle però. Ci chiamano il bluff 20 anni prima. Possiamo ridurre la presenza di truppe in Amorange. Un nuovo ordine arriva. E ammassarci a Luneville. Dove creare anche un bel deposito di fornimenti. E dare una spiata. Bellissimo. Sì. Colmar potrebbe essere... A Bruxelles c'è la nebbia, poi 5 stelle, no, non si prenderà mai Bruxelles. Anche se sarà il nostro prossimo obiettivo in realtà. Una volta che Maubeuge è abbastanza recupera le stelle, possiamo spostare queste truppe o su Denardo, Floren, e poi darle dentro qui finché non piangono. Però potremmo anche dare un bel segnale su Colmar. Non ci danno la vittoria schiacciante come probabile, ma la vittoria importante. Comunque abbiamo ottime possibilità. Quindi, valutato ciò, qui abbiamo fanteria, bonus morale, la sicurezza del cemento. La fanteria ottiene un bonus morale mentre si trova in una trincea guarnigione, vabbè. Mentre si trova in una trincea di comando. Sbarramento mobile e i fumogeni. E questi renderebbero l'artiglieria leggera molto utile. Possiamo aumentare le riserve d'oro, possiamo creare la deposito di fornimenti di livello 3. Sto valutando un attimo. Potrebbe essere la logistica di nuovo quella che... Perché noi ricercavamo fortemente la logistica. Ed era quello che secondo me ci ha dato la differenza inizialmente con i depositi di regione. Cosa che ci sta ancora dando con i depositi di rifornimento, cosa che ci sta ancora dando... Facendo la differenza, perché qua abbiamo 1520 contro 450. Quindi io andrei in struttura di stoccaggio, che poi porta questo che non ci serve. Questi qua non ci servono. Il deposito di fornimento 5 ci può servire. Il deposito di fornimento 4 ci può servire. Riserve addestrato ci può servire perché ci dà nuove forze, ok. Se
Sì, diciamo che nei rifornimenti siamo un po' al... È questo che riduce il costo delle strutture strategiche. Sì, direi che la logistica, dal punto di vista della logistica, abbiamo un po' di obiettivi che potrebbero interessarci. Innanzitutto il posto di rifornimento livello 3, che potrebbe cambiare le sorti di alcune battaglie dove il fronte è più bloccato. E poi però costa. E quindi poi farci aumentare il cash flow. Andiamo quindi da Lunedil, parte un'altra controffensiva, non più verso Morange ma verso Colmar, per cercare di sbloccare questo fronte bloccato. La storia di Colmar risale al regno di Carlo Magno. La regione ha cambiato dominio più volte nel corso della storia, tra cui durante entrambe le guerre mondiali. Ma in che senso la storia di Colmar risale al regno della città? È stata fondata in quell'epoca? Perché sennò ogni posto del mondo ha una storia che risale fino a quando vuoi tu. Allora, questa sì, struttura di mappa molto interessante, ci piace. Esosità, quindi Y e X osservati da qui, non l'ha messo. E Z è il centro di comando. Da qui. Poi schieriamo le nostre amiche artiglierie. E poi allora, quelli in difesa. Abbiamo due aree da difendere. Quindi 1, 2, 3. E a difesa di A 1, 2. E non lasciamo sicuramente un buco in caso di attacco nemico. 3. E con questo ci copriamo le ali. E adesso facciamo la massa d'attacco. Renfort prêt. On est arrivé. On attend les ordres. On arrive après la bataille, on dirait. Renfort prêt. Au rapport. On est arrivé. On attend les ordres. Renfort au rapport. On est arrivé, on attend les ordres. Renfort prêt. On est arrivé, on attend les ordres. On est arrivé, on attend les ordres. Ok. Ok, direi che ci siamo. Forse sacrificherei una d'elite in più così a vuoto per un'artiglieria leggera, purché possa schierarla da qualche parte, che abbia un senso. Ecco, qui ha portata su tutto. Va bene, andiamo dentro. Colmar. Questi hanno 450 dei rifornimenti, quindi non fatemi storie. Ancora il conte Haig, che ci dice che difendersi porta alla perdita di iniziativa con i conseguenti svantaggi per il difensore, cioè i gravi svantaggi del rimanere nascosti dentro una buca e sparare addosso a quelli che ti vengono incontro. Allora, non hanno lesinato sulle trincee, non hanno lesinato sulle mitagliatrici, ma noto con piacere che le trincee sono mezze vuote.
si sono concentrati giustamente su Y, ben capendo che era dove volevamo arrivare. Preparez un barrage total. On a nos cibles. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Quindi si meritano un giro di benvenuto. Cercheremo quindi di scalare Y un sistema alla volta. Qua sono elite, non hanno preso danni. Qua arrivano i rinforzi, hanno capito che vogliamo andare su Y. Potremmo fargli lo scherzetto, eh. Potremmo fargli lo scherzetto e andare su Z. Préparez-vous, soldat. Préparez un barrage total. On a nos cibles. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Feu. Purtroppo dobbiamo dare il preavviso per forza. Potremmo prenderci questo sistema di trince e da qua a difenderci da contrattacchi. Vediamo. Per qui comunque... Cioè, ti sparano da qui. Sanguinoso attacco su Y. On a de nouveaux ordres. Questi... Oh. Non hanno preso gli ordini. In colonna, perché dovete andare veloci. Nell'attesa, un'altra tirata qua. Questi sono troppo messi bene. E anche intanto non li confondiamo un pochino, dai. Attendez les ordres. Le commandement veut cette position. Ok, dai, ci siamo. Feu à volonté. Tenez-vous prêt. Sur la ligne. Abbiamo buttato via 5 minuti, per fortuna. Sono diventati 25, se no ce ne rimanevano già solo 15. Établissez les positions. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Non entrate nel tiro di questi, sennò... Oh, qua bisogna chiamare. Équipe prête, établissez le barrage. Tirez avec toute l'artillerie. Préparez-vous, soldats. Préparez un barrage total. On a nos cibles. Préparez-vous à recevoir les ordres de barrage.
Chargez l'artillerie. Rechargez pour un barrage de zone. Testiamo anche la profondità di fuoco. Dalle trincee nemiche. Da lì non ci sparavano. Dai, perfetto, direi che da qui non ci sparano, però da qua sì. Quando assaltiamo Y, cioè possiamo vedere che se da qua non ci sparavano qui, vuol dire che noi arrivando qui non saremo sparati da questi. Però da tutti questi sì. Allora, qui non capisco cosa stanno facendo. Ah, questi si sono spostati. Bene, direi che è andata bene. Ah, la mitragliatrice è rimasta in vita. Questo non è bene. Qui non capisco cosa sta succedendo. On a de nouveaux ordres. Ci sono degli arretrati. En marche. Ok, possiamo continuare. On a nos cibles. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Feu. Chargez l'artillerie. Préparez-vous pour le barrage. Pilonnez cette position. Établissez les positions. Rechargez pour un barrage de zone. Commencez le barrage. Attention. Chargez. Attention. En position de tir. On a de nouveaux ordres. Feu. Attendez les ordres. Sur la ligne. Questi ancora non si muovono. Su Y rimangono fissi. Beh, sanno che rientreremmo. Veniamo sparati da dove? Ah, forse da questi. Spero un attimo si sono tolti dalla soppressione. Molto lenti questi, cioè. Per far 5 metri il tempo di un bombardamento di artiglieria. Questi manco stanno andando in trincea. Questo ha rotolato. Mi stupisce la non reazione al momento. Perché noi qua arriviamo dentro appena vi spostate. Préparez-vous, soldats. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Tirez avec toute l'artillerie. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. On a nos cibles. On a de nouveaux ordres. Choisissez vos cibles. On a de nouveaux ordres. Feu à volonté. Attendez les ordres. En position de tir. Attention. Préparez-vous à tirer. Ci prepariamo anche la difesa comunque di Z. Mi piacerebbe che i nostri non tornassero indietro. On a de nouveaux armes, soldats. Chargez. Ok, ben presto qua possiamo far arrivare un rinforzo. Aspettiamo la presa di Z perché mi ha rinforzi da qui. On dirait qu'on arrive après la bataille. È quasi il momento della verità, sinceramente. Chargez l'artillerie. Préparez un barrage total. Feu. Facciamo un altro giro, aspetta, no, non voglio che siano troppo scoordinate le artiglierie. Facciamo un altro giro qui perché è dove le baionette andranno a scontrarsi.
Sfortunatamente sono sopravvissuti. Cioè, il combattimento corpo a corpo sarà più facile, ma... ma c'è un ma. E questo ma... è che dobbiamo bombardare su un tot di posizioni. Sono 1, 2, 5, 6, almeno 9 posizioni, se non addirittura 11, con 6 pezzi. Tenez-vous prêt. Feu, soldat. Attention. Feu à volonté. Facciamo prima partire la seconda linea. Per coordinarci al meglio sulla copertura di fuoco. Non andrei oltre. Attendez les ordres. Mi fermerei con i rinforzi appena fuori. Tenez-vous prêt. Dalle trincee, tanto loro hanno dimostrato di non avere artiglieria. On y va. E cercherei semplicemente di entrare nel sistema qua. Sarebbe bello lanciarsi da qui a qui per prendere di stare un po' il fuoco, potrebbe essere una buona opzione. E da qui a qui potremmo chiamarla come cosa. Attenzione, stanno passando in avanti. Ok, è il momento di dare gli ordini. On a de nouveaux ordres. Choisissez vos cibles. Vediamo se questi attacchi laterali aiutano a distrarre. Feu! Établissez les positions. Préparez-vous pour le barrage. Pilonnez cette position. Équipe prête. Rechargez pour un barrage de zone. Commencez le barrage. Préparez-vous, soldats. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Tirez avec toute l'artillerie. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. On a nos cibles. Chargez l'artillerie. Ordre de tir de barrage donné. Ok, speriamo di averli presi più o meno tutti. Assalto totale su Colmar. Un momento. Dai. Prime file cedono. L'artiglieria ha finito proprio adesso di colpire. I nostri uomini in mezzo vengono massacrati. Questi ci mettono 20 anni a entrare nella trincea. Dai, dentro! Maledizione. Ottimo. No, questi non dovevano venire qui. Che giro hanno fatto, incredibile. Ritirata, per favore. Che giro hanno fatto. Il giro più stupido che potessero fare. Dovevano andare qui. Sono entrati qua. Au rapport. Renfort, au rapport. Renfort, prêt. On arrive après la bataille, on dirait. Gli attacchi laterali hanno forse distratto, ma... lungi da me chiamarli successi. On a de nouveaux ordres. Attendez les ordres. Tenez-vous prêt. È il momento però di rincarare la dose. Attention. Préparez-vous sur la ligne. Feu, soldat. On a de nouveaux ordres. Feu à volonté. On a de nouveaux ordres. Sur la ligne. Attendez les ordres. Questi due, ma che cacchio? Tenez-vous prêt. Oh. Perché mi mostra delle frecce da lì? Questi due devono andare. En position de tir. Préparez-vous à tirer. Ok. Iniziamo a essere a portata su questi, quindi
Andiamo in barrage su questi dietro. Préparez-vous pour le barrage. Commencez le barrage. Préparez-vous, soldats. Rechargez pour un barrage de zone. Tirez avec toute l'artillerie. Non abbiamo più gli uomini per fare un attacco laterale a distrarre. Chargez l'artillerie. Établissez le barrage. Feu. Però possiamo andare un po' più in profondità con i bombardamenti. Vi prego, entrate, entrate, vi prego, entrate. Ah, qua abbiamo ignorato questi. Siamo comunque entrati. Abbiamo qua un bel gruppo di nullafacenti. La situazione non è migliorata, perché comunque qua abbiamo sempre 3, 6, 9 posizioni da attaccare. Però con un attacco laterale forse qui, stavolta possiamo fare qualcosa di utile e iniziare a entrare anche in questo sistema di trincee. Quindi, senza indugi. Equipe, prêt. Préparez un barrage total. Pilonnez cette position. Préparez-vous, soldats. Préparez-vous pour le barrage. Commencez le barrage. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Rechargez pour un barrage de zone. Tirez avec toute l'artillerie. Chargez l'artillerie. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. On a nos cibles. Établissez les positions. Établissez le barrage. Feu. Équipe prête. Tir de barrage sur cette position. Pilonnez cette position. Tenez-vous prêt. Chargez. Nel frattempo i sostituti. Attention. Préparez-vous sur la ligne. On a de nouveaux ordres. On a de nouveaux ordres. Choisissez vos cibles. Dai, prima di domani. Artiglieria è già a metà. Artiglieria quasi finito. Ma qua siamo dentro e qua dovremmo arrivarci. Sì. Però qua perdiamo lo scontro. Attendez les ordres. Sur la ligne. Tenez-vous prêt. En position de tir. Attention. Préparez-vous à tirer. Sì, potremmo potevo mandare rinforzi, infatti stavo dormendo. On capitule. On tient. On a de nouveaux ordres. Mettez-vous en position. On arrive après la bataille, on dirait. Y sta per cadere. Préparez-vous, soldats. Préparez un barrage total. Commencez le barrage. E qui siamo nel sistema. Questo vuol dire che attention. Volendo noi questi li possiamo mandare qua. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Tirez avec. E dare main forte in questa zona. On a nos cibles. Établissez les positions, les coordonnées pour le barrage. Feu. Équipe prête. Établissez. Iniziare a darle anche a queste mitragliatrici. Ah, cacchio. I tedeschi si vogliono arrendere. Perfetto, perfetto. È bastato prendere Y, che comunque era ottimamente difeso. Penso non avessero quasi più rifornimenti e quindi giustamente si sono arresi. Ottimo, avanzata.
ci guadagniamo anche 101 cash. Ma le ottime notizie è che Colmar inizia a scricchiolare. E anche Sarreburg comunque non sembra granché. E poi qua si aprirebbe comunque spazio ad altre battaglie. Quello che è importante però è buttare giù il morale. Penso che siamo all'incirca a un 7 battaglie dalla vittoria, ovviamente 7 vittorie schiaccianti, senza che loro abbiano vittorie. Purtroppo io passerei il turno, vuol dire che non si torna a casa prima di Natale, ancora una volta. I tedeschi stanno a guardare. A Mabege abbiamo sempre più truppe. Cacchiarola, Colmar, direi che hanno chiamato rinforzi. E tra l'altro c'è bufera di neve. Anche a Sarreburg. Allora, innanzitutto la ricerca tecnologica che ci porta ad aumentare il cash flow. Perché Bruxelles è così tosta? Non so davvero dove attaccare. Immagino che ridistribuendo meglio le mie truppe potrei trovare... Però vedete... Devo farlo al volo. Qua ce ne sono 7. Qui queste devono essere arrivate da qualche parte, certamente. Su Charleroi addirittura mi si parla di vittoria minore. Da Maubeuge. Sì, hanno solo 900 di fornimenti. Noi ne mettiamo ancora un po'. We have new orders. Dai, ma Bruxelles è davvero così tosta. Elite tedeschi sono in 30. Cioè in 30. 60. Hanno 60 compagnie. Oudenaarde. A me piacerebbe tanto sfondare su Charleroi. Ah, tra l'altro vediamo se è stato preso 0 su 20, quindi niente, non possiamo compierla questa missione perché la nostra volontà è già al massimo, la nostra volontà nazionale. Allora, dove possiamo ammassare un po' di roba? Sarebbe davvero tanta roba dargliele su Charleroi. Una bella chiave di volta lì. Penso che col Mar sia giusto ottenere la pressione.
Però con la bufera di neve. Anche se Y era avvicinatissimo a noi. Non ha molto senso arrischiarsela, ecco. Potrebbe aver senso mandare qualcosa da Sedan. Stand by for orders. Move out. Ready for orders. Fionville, 450 anche qui. Però attaccala. Da Verdun mi dicono che si può fare. E anche da Longwy. Qui sono 8 e qui sono 6. 6 di cui però non sappiamo la composizione. Non serve tenerli tutti qui. Io ne manderei sicuramente uno là. Tenez-vous prêt. Uno a Mabuse, che dovevamo liberarla, ma adesso sta diventando il fulcro. Qua siamo 6 contro 8. Basta così. E poi io le voglio dare su Charlery. Le voglio dare. Lanciargli tutto quello che abbiamo. Ammassiamo tutto a Maubeuge e ci prepariamo a una battaglia della Madonna. Però prima, giusto per il gusto, potremmo indebolirli a Thionville. Giusto per il gusto di dargli fastidio, di fargli ridistribuire un po' di truppe. Penso vedano quello che stiamo facendo qui, quindi... Ci sono bufere di neve un po' ovunque. Niente, comunque... io mi fermerei qui per questa volta. So che è stata breve. Purtroppo ho iniziato più tardi del solito, molto più tardi del solito. Quindi questa sarà una puntata abbastanza breve. Magari poco significativa, solo una vittoria su Colmar che toglie una stella, ma... non porterà alla fine a nulla se non aver ridotto il morale, la volontà nazionale tedesca e averci fatto guadagnare un centinaio di cash flow, perché Colmar non è più attaccabile comunque. Però prossimo episodio, se si riesce a farlo di una durata dignitosa, da Longwy e Verdun due attacchi di distrazione, diciamo. E poi nel gennaio del 1917, all'alba del nuovo anno, l'anno del Signore 1917, ripartiamo e cerchiamo di fare una cavolo di controffensiva con i fiocchi. Io sposto anche questi a Mabuse. Faccio una roba che... le distruggiamo tutte le trincee a Charlery. Che poi magari venendo attaccati qui spostano anche, magari, vedono che qui ne abbiamo 100.000. È probabile che il prossimo turno qua ci ritroviamo il mondo. Vediamo. Però questo magari apre spiragli da altre parti. Quindi io non vi faccio promesse come l'ultima volta in cui doveva sembrare che ci sarebbe stata, non riesco più a parlare manco, un'epica battaglia a Sedan. Vi posso promettere che attaccheremo da Verdun e da Longwy, se avremo le risorse per fare entrambi gli attacchi. E vi posso promettere che il mio sogno sarebbe fare un attacco totale da Maubeuge su Charlery e rompere qui il fronte,
perché poi qua c'è Gunblox che ha solo una stella. Gunblox lo viene e a cerchiare Bruxelles, che avevamo previsto che potesse essere l'atto finale della guerra. Qui sarebbe, si tratterebbe di fare almeno 5 vittorie schiaccianti, portare praticamente la volontà nazionale a 20, se non anche di meno, tedesca ovviamente, difendersi e nel frattempo aspettare che Bruxelles cada. Quindi niente, ci fermiamo qui. Se il video vi è piaciuto, anche se non c'è stata molta azione, ma magari stavolta vi è piaciuto perché è stato più breve, mettete like, seguite il canale se ancora non lo fate, se siete interessati a vedere come continuerà questa guerra, se i tedeschi saranno sconfitti, ormai sembra proprio di sì, quando e come, se volete vederlo seguite il canale. Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer.